È indispensabile completare l'immunizzazione della popolazione per salvare la stagione turistica, lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Si è partiti dalle isole Capri e Ischia per proseguire con i campi Flegrei, Costiera Sorrentina, Costiera Amalfitana e Costiera Cilentana. Nell'arco dei prossimi 10 giorni, sottolinea De Luca, avremo completato le somministrazioni. A noi pareva indispensabile completare l'immunizzazione di questi territori per salvare la stagione turistica di quest'anno. Come si fa a non capire che se entro maggio non completi questa operazione, i turisti se ne vanno in altre parti del mondo? Dunque abbiamo deciso di partire dalle isole, hanno una popolazione più limitata e hanno un richiamo mondiale, Capri, Ischia, e adesso stiamo completando Campi Flegrei, Costiera Sorrentina, Costiera Amalfitana, Costiera Cilentana. Nell'arco dei prossimi 10 giorni avremo completato il lavoro. Questa è una condizione per richiamare turismo, ma anche per fare turismo in condizioni di sicurezza. Sapete come me che arriveranno da qui a un mese decine di migliaia di persone su tutta la fascia costiera, e quindi più abbiamo l'immunizzazione del territorio, più stiamo tranquilli anche dal punto di vista sanitario. Poi ovviamente la mia raccomandazione ai nostri concittadini è di essere prudenti. Non facciamo lo scorso anno, la ricreazione, il carnevale, liberi tutti, non è così. Dobbiamo avere ancora senso di responsabilità, perché è vero che ad oggi abbiamo fatto 3 milioni di vaccinazioni nella regione Campania. Quindi abbiamo una situazione sicuramente migliore rispetto a un anno fa, ma è vero anche che abbiamo un 15% di popolazione che non si è vaccinata perché non ha deciso di vaccinarsi, perché la vaccinazione è obbligatoria. Poi dobbiamo fare le seconde dosi o terze dosi per il personale sanitario. Poi si aprono le scuole a settembre e non sappiamo se si farà in tempo a fare la vaccinazione della popolazione studentesca. Quindi, come capite, la situazione rimane delicata. Allora, abbiamo oggi la possibilità di respirare, riprendiamo le attività economiche, ma cerchiamo di essere responsabili e prudenti. Uso della mascherina sempre, lavaggio delle mani e per quanto possibile evitiamo assembramenti, soprattutto quando, parlando con persone amiche, ci abbassiamo la mascherina e parliamo a 50 centimetri di distanza. Quelle sono le situazioni più pericolose.